Quindi immaginiamo che la vaschetta sia completamente riempita di mercurio. Per quanto approssimativo sia il disegno, questo è il mercurio che riempie la vaschetta. E allora, cosa succede adesso? All'interno del mercurio è inserito il tubo, che qui non vediamo al completo. Scusate, lo faccio al centro giusto per rendere il disegno più comprensibile. Ora, quello che succede è che l'atmosfera dall'esterno spinge dall'alto verso il basso sulla superficie del liquido. Cosa mi dice il principio di Pascal? Il principio di Pascal stabilisce questo effetto. Anche se la pressione esercita delle forze sulla superficie del liquido, queste forze si traducono in una pressione che si propaga all'interno di tutto il liquido. Quindi, sulla superficie del liquido in prossimità della imboccatura del tubo, la pressione determina delle forze che agiscono non dall'alto verso il basso, ma dal basso verso l'alto. Lo faccio con un segno rosso per evidenziare meglio. Quindi dal basso verso l'alto la pressione dovuta all'atmosfera esterna determina una propagazione dell'effetto di spinta su tutte le superfici a contatto con il liquido. Quindi viene esercitata una forza, per esempio, sulle pareti del recipiente. Tutte le pareti del recipiente subiscono gli effetti della pressione. E questo in qualunque modo queste superfici sono orientate. Non è importante se sono verticali, come le pareti esterne, o orizzontali, come il fondo del recipiente. In ogni caso, su ogni superficie, anche la superficie del liquido in prossimità dell'imboccatura del recipiente, vengono esercitate delle forze. Chiaramente sulla superficie del liquido in prossimità dell'imboccatura del tubo, la forza viene esercitata verso l'alto e questa forza è responsabile del trattenimento del liquido all'interno di tutto il tubo. Quindi in parte il liquido viene sostenuto contro la forza di gravità, perché la forza di gravità tenderebbe a fare scendere il liquido. Però le forze di pressione si propagano attraverso tutto il liquido e questo è il principio di Pascal. Quindi il principio di Pascal stabilisce che ogni pressione esercitata su un punto di un liquido si propaga all'interno di tutto il liquido. Qual è la conseguenza di questa legge? È che ogni superficie a contatto con il liquido risente degli effetti della pressione, anche se questa pressione viene provocata, come nell'esempio precedente, in un punto ben preciso, cioè sulla superficie esterna del liquido. Chiaramente, però, questa forza ha un valore, non può sostenere una colonna di liquido qualsiasi. Quindi, anche se qui stiamo vedendo che il tubo è riempito di liquido, però non è che la pressione atmosferica riesca a sostenere una colonna comunque alta di liquido. Siccome la pressione ha una sua intensità, è in grado di tenere su una colonna di liquido, in questo caso mercurio, purché l'altezza di questo liquido non superi i 76 centimetri di altezza. E quindi questo numero, in qualche modo, 76 centimetri o 0,76 metri, è una misura della pressione atmosferica. Quindi
Solo che chiaramente noi non possiamo misurare la pressione atmosferica in metri o in centimetri, per cui il valore dell'altezza della colonna di Mercurio va in qualche modo tradotto in Pascal, cioè in newton su metri quadri. Come facciamo a conoscere il valore della pressione atmosferica in Pascal? Beh, un trucco c'è. E precisamente si tratta di calcolare, tanto per cominciare, il peso del liquido contenuto all'interno del recipiente, scusate, non del recipiente, ma del tubo. Quindi se questo è il tubo, scusate, lo faccio in modo un po' più preciso. Allora, questo è il tubo chiuso nell'estremità superiore. Supponiamo che una parte di questo tubo sia riempito di liquido mercurio. E allora, per calcolare il peso di questa colonna di liquido, noi dobbiamo conoscere la densità. E la densità del mercurio è conosciuta ed è pari a 13.600 kg su metro cubo. D'altro canto ci interessa conoscere anche il volume. Per calcolare il volume ci servono due informazioni. Una è l'altezza della colonna di liquido. E questa abbiamo detto, almeno facendo le misure a livello del mare, è pari a 76 centimetri. O 0,76 metri. E poi l'altra informazione che ci serve è la superficie, la sezione del tubo. Io la sto indicando in modo lineare, ma di fatto quello di cui stiamo parlando è il volume di un cilindro. Per un cilindro, il volume si calcola considerando il prodotto della superficie di base per l'altezza. Quindi se la sezione, la superficie di base vale S, moltiplicando S per l'altezza H della colonna di Mercurio, S per H, otteniamo il volume V di liquido. Ora, il tubo in realtà dà luogo agli stessi risultati, cioè ad una colonna di 76 cm. Sia che la sua sezione sia piccola, sia che sia grande, cioè di fatto non è importante la sezione del tubo. Allora perché qui è inserita la sezione e non ne conosciamo il valore? Noi possiamo fare finta di conoscerlo questo valore, in realtà poi non lo andiamo ad utilizzare il numero, però per il momento, per stare più tranquilli, supponiamo che il tubo abbia una sezione di 1 cm². Conosciamo l'altezza, 0,76 metri, possiamo calcolare il volume. E con il volume da una parte e la densità dall'altra, possiamo arrivare alla massa di liquido di mercurio contenuto all'interno del recipiente del tubo. E allora, il volume, quindi abbiamo detto, è superficie di base per altezza. La massa del mercurio si ottiene moltiplicando il volume per la densità del mercurio. Hg è il simbolo chimico del mercurio, per questo l'ho messo a pedice nel simbolo della densità. D'altro canto, se io voglio calcolare la forza peso del mercurio, cioè la forza con cui la Terra attira verso il basso il liquido contenuto all'interno del tubo, ricordiamoci che per passare dalla massa al peso io devo moltiplicare la massa per l'accelerazione di gravità. E quindi, considerando che la massa la stiamo calcolando come volume per densità, al posto della massa mettiamo il volume per la densità. Qua c'è la massa del mercurio. E quindi abbiamo volume per densità del mercurio per l'accelerazione di gravità. Questa è la forza peso. Ora ricordiamoci quella definizione di pressione. La pressione sappiamo che è calcolabile come il rapporto tra la forza e
è la superficie su cui questa forza agisce, nel nostro caso la forza peso. Quindi significa che al posto della forza peso possiamo mettere il prodotto volume per densità per accelerazione di gravità e a sua volta il volume è dato dalla superficie per l'altezza che quindi andrà al posto di V. Eseguendo le sostituzioni si ottiene volume per densità per accelerazione di gravità fratto superficie, ovvero andando a capo P uguale, lo riscrivo, volume per densità per accelerazione di gravità fratto superficie. Al posto del volume abbiamo detto che deve andarci il prodotto superficie di base per l'altezza. Quindi abbiamo superficie di base per l'altezza, per la densità del mercurio, per l'accelerazione di gravità fratto la superficie. Qui vediamo che la superficie compare sia sopra la linea di frazione che sotto, cioè sia al numeratore che al denominatore. Di conseguenza si può semplificare la sezione e non ci interessa di fatto utilizzare il valore di un centimetro quadrato che avevamo indicato poco fa. Abbiamo detto la sezione è un centimetro quadrato, ma in realtà non è importante questo numero, perché la sezione nei nostri calcoli si semplifica. E quindi otteniamo semplicemente ciò che resta, cioè quello che c'è al numeratore. Altezza per densità del mercurio per accelerazione di gravità diviso 1, qua rimane 1 e possiamo toglierlo 1 ed è altezza per densità del mercurio per l'accelerazione di gravità. Questo dà il valore della pressione, quindi la pressione dovuta all'aria e quindi la pressione atmosferica è pari a questo prodotto che adesso possiamo eseguire numericamente. Pressione uguale, al posto dell'altezza mettiamo 0,76 metri, al posto della densità abbiamo detto, l'abbiamo richiamato poco fa, c'è una densità del mercurio che è conosciuta è di 13.600 kg su un metro cubo. Una bottiglietta di mercurio infatti è molto pesante. Quindi abbiamo 13.600 kg su un metro cubo e al posto dell'accelerazione di gravità mettiamo 9,8 newton su chilogrammo. Adesso cerchiamo di fare qualche semplificazione sulle unità di misura. Allora, metri con metri cubi che diventa metri quadri, chilogrammi con chilogrammi, di conseguenza restano solamente newton al numeratore e metri quadri al denominatore, ovvero newton diviso metri quadri che sappiamo essere Pascal, cioè l'unità di misura della pressione. E lo andiamo a scrivere nella pagina successiva. Quindi Pascal, pressione uguale 0,76 per 13.600 per 9,8 newton su metri quadri. E questo è Pascal. Ora, 0,76 per 13.600 per 9,8 lo possiamo eseguire con la calcolatrice. 0,76 per 13.600 per 9,8 uguale 101.000, arrotondiamo a 300, lo arrotondo. Quindi scusate se faccio una cancellazione qui e scrivo circa uguale, facciamo un arrotondamento per non riportare troppe cifre, 101.300
Pascal. Ricordiamoci che Newton su metri quadri è diventato Pascal. Calcolatrice la togliamo e quindi abbiamo questo numero che è scritto in potenza del 10 è 1,013 spostando la virgola di 5 posti, quindi da qui dobbiamo immaginare che qui ci sia una virgola e che questa virgola vada a spostarsi di 5 posti. Otteniamo 1,013 per 10 alla 5 Pascal. Da notare questo valore della potenza del 10. 10 alla 5 Pascal è il più alto valore di pressione che abbiamo considerato, che abbiamo trovato negli esempi fatti finora. E infatti la pressione atmosferica non è piccola. Anche se a noi l'aria sembra qualcosa di impalpabile, in realtà la pressione atmosferica ha un valore piuttosto alto. Cosa vuol dire 1,013 per 10 alla 5 Pascal, che viene anche chiamato semplicemente atmosfera? Quindi possiamo scrivere un atm, che sta per un'atmosfera. Il fatto che l'aria, ricordiamoci che questa pressione che abbiamo calcolato non è altro che il valore, l'intensità della pressione che l'aria esercita dall'esterno sulla superficie del liquido, ed è in grado di sostenere una colonna di mercurio alta 76 cm. Ma analogamente potrebbe essere in grado di sostenere una colonna d'acqua alta 10 metri. 76 cm è per il mercurio perché il mercurio ha una densità molto elevata. Vediamo cosa vuol dire un valore di pressione così alto. 100.000 Pascal, poco più di 100.000 Pascal. 100.000 Pascal significa che, immaginando di considerare una superficie di un metro quadro, immaginate una superficie che abbia una estensione di un metro quadro. Che forza viene esercitata dall'aria su questa superficie? Quindi l'aria spinge a causa della pressione su tutta la superficie, e questo vale per qualunque superficie a contatto con l'aria. E lo fa in ogni punto della superficie. Quanto vale la forza esercitata su un metro quadrato dovuta alla pressione atmosferica? Beh, possiamo calcolarla invertendo la definizione di pressione. Noi sappiamo che la pressione è forza su superficie e quindi vuol dire che la forza è uguale alla pressione per la superficie. Ricordiamoci che ciò che era a dividere, passando al primo membro, se ne va a moltiplicare. Ecco perché la forza risulta essere uguale al prodotto della pressione per la superficie che se n'è andata qui. Tolgo un attimo tutte queste evidenziazioni per non complicare la pagina. Allora, pressione per superficie. Se noi prendiamo una pressione di 100.000 Pascal, come quella che abbiamo visto prima, questa pressione qui, la arrotondo a 100.000 giusto per semplificare, 101.300 sarebbe, giusto per avere un'idea. 100.000 Pascal moltiplicato un metro quadrato sta a significare che su una superficie di un metro quadrato viene esercitata una forza di 100.000 Pascal e Newton su metri quadri, Newton su metri quadri per metri quadri. Metri quadri e metri quadri si semplifica, viene fuori una forza di 100.000 newton. Lo vediamo qui. Che cos'è una forza di 100.000 newton? Beh, se fosse una forza peso, per avere 100.000 newton bisogna avere, ricordiamoci che se la forza peso si ottiene moltiplicando la massa per l'accelerazione di gravità, viceversa, per ottenere la massa si prende la forza peso e la si divide per l'accelerazione di gravità. Stavolta G era a moltiplicare, se ne va a dividere sotto la forza di gravità, cioè qui. E quindi, immaginando una forza di 100.000 newton, sotto dividiamo per l'accelerazione di gravità è 9,8
newton su chilogrammi, però arrotondiamola a 10, giusto per avere un calcolo numerico più facile. Quindi sotto mettiamo 10 newton su chilogrammi. Ancora una volta, newton e newton si semplifica. Chilogrammi è al denominatore del denominatore, quindi se ne va a moltiplicare al numeratore. E quindi otteniamo per la massa un valore di 10.000 kg, ovvero 10, lo evidenzio, tonnellate. Sottolineo 10 tonnellate, in sostanza l'azione dell'aria su una superficie di un metro quadrato è la stessa che avremmo se su quel metro quadrato gravasse una massa di 10 tonnellate. Ecco il valore della pressione atmosferica. Questo numero, che sembra inverosimile visto che l'aria ha questa consistenza così impalpabile, in realtà è reale, può essere misurato. E l'esperimento di Torricelli dà una misura di questo valore. Questa pressione così alta permette di giustificare una serie di effetti che ha la pressione e che vedremo più avanti.